ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video e sono tornata a Lecce, come potete vedere dalla stanza. E oggi farò un altro video di saldi e shopping. Questo qui riguarda ulteriori saldi e ulteriori acquisti che io ho fatto. Vi prego, fermatevi. Oh mio Dio. Comunque, ringrazio Eva per il trucco bellissimo che mi ha fatto stamattina. Iniziamo col farvi vedere tutte le cose che io ho comprato oggi. Iniziamo da Alcott. No, vi faccio vedere una maglia, questa qua tutta brillante, con una bandiera americana bellissima. È una maglia larga, però la trama è leggermente trasparente, perché se vedete, io metto la mano dietro, un po' si intravede la mia mano. Comunque ha tutte le paillette blu e rosse e bianche ed è fatta così. Ancora addosso al profumo del negozio, io odio il profumo di quel negozio, e questa costava 12,99€. Da 19,99€, 12,99€. Ed è fatta così. Sempre da Alcott, per rimanere in tema America, ho preso i calzini con la bandiera americana. Questi sono a taglia unica e sono dei semplicissimi calzini con appunto la bandiera, le stelline elasticizzati, vabbè, sono uniti ancora. E dice appunto taglia unica, e questi costavano 2,99€. Andiamo avanti. Sono andata alla Coin, perché io amo la Coin, e anche se i prodotti non ci sono, io compro. E ho preso, allora io le cose le prendo random. Ho preso finalmente la lima della Signalis della Essence, che è super promossa. Quella nello scatolo chiuso, che è fatta così, che appunto la parte per rifinire l'unghia e la parte per andare comunque a dare la forma, ed è così, si trova nella scatola trasparente. Questa la promuovono tutti, da Michelin a Rossella, e tutti dicono che è buona, quindi perché non provarla. Ho preso questo qui, che è il Moisturizing Cuticle Cream. È praticamente una specie di crema che si mette sulle cuticole, ed è questa qua della linea Studio Nails, ed è fatta così. Aspettate che la apro davanti a voi. Comunque, la crema è fatta, c'è anche la pellicola, guardate come sono protettivi, profuma di pesca, ed è fatta così, c'è questo colore, profuma di pesca. In realtà io avrei voluto prendere l'olio della linea Studio Nails, però ce n'era solo uno e non mi convinceva molto, quindi ho preso questa qua. Poi ho preso questo smalto qui della linea sempre Color & Go, che è il numero 128, Let's Go Lost, no, Let's Get Lost, questo qui. È un celeste meraviglioso, non so quanto possiate rendere, però è un celeste con una punta di turchese, ed è, secondo me, bellissimo. Poi ho preso questo altro smalto che si chiama Splash, ed è il numero 172. Questo è un turchese con questi riflessi metallizzati che io lo stavo adocchiando da tantissimo tempo, cioè da quando è uscito, che sarebbe tipo primavera dell'anno scorso, e io adesso l'ho preso. Finalmente ho preso questo colore. Poi ho preso il nero, perché io non ho un nero decente, cioè ho un nero da mercato e non mi piace. Finalmente ho trovato il nero della Essence, che costa, che costano questi sempre 1,90 più o meno, 1,90, 2,10. E questo è il 144 Black is Back, ed è un nero semplicissimo. In realtà cercavo anche il bianco della Essence, perché questi qua hanno la particolarità di avere il pennellino largo, però il nero il bianco della Essence ancora non è uscito. Poi ho preso un altro foil, questo è il secondo, ed è praticamente questo viola metallizzato e celeste metallizzato, perché devo fare una nail art con questi colori e quindi ho deciso di prenderli. Di Catrice invece ho preso questo smalto qui che si chiama Glitterazzi, ed è il numero 50, ed ha questi glitter giganti, guardate, sembrano pezzi di foil proprio messi dentro. E questo è così, scusate un attimo che ve lo apro. Anche questo l'applicatore è leggermente grande, da questi glitter enormi, che si chiama appunto Glitterazzi, ed è fatto. Questo della Catrice costava anche 1,99. Poi ho preso, tornando alla Essence, l'ombretto 3D, perché questi qua pure li vedevo da tempo. E io ho preso il numero 06 Irresistible Brazilian Sun, ed ha proprio i colori del Brasile, cioè il giallo e il verde.
Di lì sembrano un po' opachi, invece dal vivo sono molto molto belli e metallizzati. Anche se di questo avrei volentieri preso il blu e l'azzurro, sapete che sono uno dei colori preferiti che uso per fare gli ombretti. Poi finalmente ho preso i Nail Candies, una delle basi della Essence, e questo è il numero 03 Peachy Keen, cioè ha questo color pesca molto chiaro e si può usare sia come base che come smalto proprio colorato, ed ha questo color pescato, però non profuma di pesca, puzza di smalto. La coin è finita, la busta è vuota, e io la coin ho speso, ve lo dico, 20,51 euro. Tutti i prodotti sono qui. Lo smalto della Catrice, sì, l'ho pagato 1,99 euro. Esatto, sì. E mi hanno dato un altro sconto da 15 euro. Questo è il quarto che ho. Cioè, sto raccogliendo sconti a non finire. Sono andata dai cinesi e ho comprato un paio di calze, perché mi servono da mettere sotto una gonna. Da là sembreranno un nero semplice, invece se li vedete da vicino hanno questi ricami, guardate, hanno questi ricami leggermente rilievo e sono tipo fiori, non saprei come dirlo. Ah, è da 220 denari, taglia unica, 3 euro. E poi ho preso un po' di slip colorati, perché io amo gli slip colorati, e ho speso 6 euro. Sono andata dalla mia amatissima Terranova, ho preso due maglie e le ho pagate una 9,99 e l'altra 15,99, pagando in totale 25,98 euro. Ecco qua lo scontrino. E ho preso questa qui, una maglia con la scritta LAC, che è bianco panna con la manica nera, questo color bianco panna, è un po' corta, non è di quelle lunghe, però è molto larga, molto oversize. E questa da 19,99 l'ho pagata 9,99. Poi ho preso quest'altra maglia, sempre Disney for Terranova, e questa da 29,99 l'ho pagata 15,99. Ed è questa qui lunga con la faccia di topolino nera, però questa è un bianco più bianco rispetto all'altra. Quella invece era un bianco più sul panna. Bene ragazzi, questo era il mio shopping, come avete visto, folle, strafolle, super folle. Spero che vi sia piaciuto, spero che i miei video vi piacciano. Mettete ogni tanto un pollicino in su, mettetemi un commentino qui sotto se volete vedere altri acquisti che ho fatto, anche se a breve spero di caricarvi il video vero e proprio dove ci sono gli acquisti. Non lo so se volete qualche altro tipo di video, qualche nail art, qualcosa, scrivetemi tutto sotto, seguitemi nei social. Sempre una che parla tanto e che grida un sacco, beh, non so come fare a smettere. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!